Buongiorno, benvenuti nell'incantevole Abbazia di Carazzo, nel territorio del comune di Carlopoli. Quindi siamo qui in questo luogo suggestivo, evocativo, questo luogo che ha visto nascere e crescere le nostre comunità. Infatti a partire da oggi, insieme al comune di Carlopoli, ci saranno anche le comunità, i comuni di Bianchi, di Panettieri e di Soveria Mannelli per la 12ª edizione della Settimana della Cultura Calabrese. Ringraziamo il professore Guzzardi che ha pensato ai nostri territori. Ci sarà un cartellone ricco di eventi, sono previsti almeno 50 eventi, iniziative con i bambini, realizzeranno gli aquiloni presso il centro estivo comunale nella biblioteca di Carlopoli e faranno volare questi aquiloni qui nel cielo, qui su a Corazzo, nella giornata conclusiva, tanti percorsi artistico-culturali, iniziative che faranno conoscere il nostro territorio, i nostri borghi, i nostri centri storici, la nostra cultura, le nostre tradizioni e anche le nostre aziende. Sono previste delle visite presso le nostre aziende. Quindi un'iniziativa bella, un'iniziativa che donerà gioia, luce e speranza ai nostri territori. Parleremo di giochino da fiore, ma non solo, approfondiremo il mondo cistercense, perché questa abbazia è soprattutto cistercense, ed è il mondo dal quale proveniamo tutti noi. Quindi vi aspettiamo qui a Corazzo a partire dalle 18 stasera. Ci sarà anche con noi la vicepresidente della Regione Calabria, l'onorevole Princi, tanti personaggi illustri. Alle 23 guarderemo le stelle insieme al professore Barbieri, domani mattina ci sarà la passeggiata insieme alla Rachiellino, è un'artista rinomata e affermata di origini carlopolese, e tante altre iniziative. Quindi vi ringraziamo sempre per l'interesse dimostrato nei confronti del comune di Carlopoli. Un abbraccio a tutti gli amici di Liberi TV.